hooked to the silver screen. But the film is a sad thing for she's lived it 10 times or more. She could spit in the eye. Gentilissimi spettatori di Uninfo News, siamo ancora qui al Fipili Horror Festival con un gigante, un nuovo gigante della cinematografia italiana di genere. C'è un sacco di luce e purtroppo dovremo fare un po' di color, vedremo cosa riusciamo a fare. L'immenso Federico Sfascia. Ti dirò, la prima volta che ti ho visto dal vivo, l'ho visto dal vivo per la prima volta in un bagno di un cinema, che detto così suona malissimo. Eravamo giovani. Avevamo un buon rapporto col sesso. Cazzo, fate tutti cagare. Ecco, lo sapevo, vedi. Oddio, una presenza. Comunque, semplicemente, no, eravamo la prima volta che ti ho visto era al sì, al cinema di San Matteo Siccomario per il festival del Municipale Festival. Io ero andato in bagno a lavarmi le mani e mi si è passato dietro, semplicemente queste. Poi ci siamo presentati. Ci stiamo presentati. E insomma, basta, chiudiamola perché non stiamo assolutamente mirando cose, cercavo di rompere il ghiaccio, ma non so. Stiamo peggiorando la situazione. Perfetto. Allora, io la prima volta che ho visto i tuoi lavori un paio di anni fa per il Notti del Maligno. Sì. Quest'anno torni con un nuovo lungometraggio. Troppo sì. Verrà proiettato a mezzanotte, se non sbaglio, sì? Diciamo sì. Quindi chiuderemo la serata in bellezza. E vuoi parlarci un po' del tuo lavoro? Dai, cosa... Fammi delle domande. Allora, ti faccio domande... Faccio delle domande più dirette, allora. Sì, ci sono vari bambini che poi verranno tutti macellati a parte. Come ti è venuta l'idea di questo cortometraggio? Diciamo, da dove è nato? Qual è stato il momento in cui hai detto cacchio, questo film, scusami, sto confondendo perché parlo di cortometraggio tutto il giorno. Tranquillo. Quando è che ti è venuta in mente l'idea di fare questo film, ecco, di farlo in questa maniera? Allora, la domanda in realtà è un ginebraio, perché in realtà il film nasce da una proposta che mi è stata fatta da un... Piace molto ginebraio comunque. So bravo, perché sono molto colto io anche, ho fatto il liceo classico, quindi utilizzo... Io. Anche, vedi, ginebraio a noi piacciono i ginebrai. Vabbè. No, allora, l'idea nasce dal produttore, per l'appunto, che mi ha proposto di realizzare questo film dandomi il titolo e rispettando due vincoli, e cioè gli alieni e... Poi tagli i pezzi dove io incespico, sì, no? Sì, ok. Gli alieni e Halloween, praticamente, queste due ambientazioni. A quel punto carta bianca totale su quello che potevo fare, insomma. Possiamo dire chi è il produttore oppure... Ma no, lascio okay, perdere. Meglio che lascio perdere. Poi, niente, quindi è nato così, cioè in realtà è nato su richiesta e poi ho fatto il solito mio ginebraio personale, diciamo. Però come spunto iniziale... faceva parte del patto, quindi rispetta questo spunto in cambio di produzione, soldi per la realizzazione e organizzazione. No. Ma quali sono le tue massime ispirazioni? Quali sono, diciamo, da dove che trai la tua ispirazione per fare cinema, diciamo, per il tuo stile cinematografico? Da un'adolescenza non felice, probabilmente, perché... Infatti la musichetta di Scratch. Sì, sì, è quello soprattutto, perché... cioè, se io avessi avuto un'adolescenza felice, probabilmente adesso starei a donne in Mercedes e con la cocaina, felice, autoreggenti, cocaina, invece niente. Invece mi sono visto un sacco di film, letto un sacco di fumetti, come tutti gli sfigati, insomma, e cartoni animati, tanti. I cartoni animati mi piacciono un sacco, gli anime giapponesi, queste cose qua. Quindi fondamentalmente quello. Mi chiedevi dei registi che per me sono riferimento? Sylvester Stallone, innanzitutto. Sam Raimi, poi vabbè i soliti, Terry Gilliam, John Carpenter, Joe Dante, sono quelli di cui mi piacciono, cioè di cui mi piace molto il cinema, nel senso tutti i registi che hanno una forte personalità, no? Quello soprattutto mi interessa a me, sia che il film sia riuscito o meno, mi interessa il punto di vista. Sto guardando in camera, è giusto? Perché sì, così sì, sembra che parlo col pubblico di YouTube. Sì, c'è il canale di Uninfo News. Uninfo News, sto parlando con voi perché guardo in camera, poi mi potete viappare il culo nei commenti. Va bene, grazie. Passiamo a una domanda un pochino più generica, per così meno compromettente. Secondo la tua esperienza, ma senza fare nomi...
continua a tenersi la sua, il suo punto di la sua isola felice. Come funziona appunto la produzione in Italia, diciamo, come sarebbe bello saperlo. In che senso? Cioè, come funziona la produzione in Italia a livello... Che tipo di... ci sono casi di produzione, c'è una voglia di fare, c'è un... Ma io penso, vabbè, la voglia di fare ci sta sicuramente. Ora, le casse di produzione per l'indipendente, ora non so se è legato alla qualità infima dei prodotti tipo il mio, non lo so, però non... ok, quindi non lo può dire. No, però non, cioè, la voglia di fare credo che ci sia. Ora, io la facilità di arrivare... alla produzione, però non, io non l'ho ancora esperita, se vogliamo usare un termine ricercato, quindi non lo so, io non ho trovato produttori per ora, li vorrei, cioè un produttore, quindi uno che anche, sai, vecchio stile, no? Che comunque anche ti segue sul progetto, anche te lo indirizza, no? Quindi come si faceva prima, no? Cioè un produttore barra autore anche, no? O coautore, no? Comunque era una cosa interessante, se pensi che dietro Alien c'è Dan O'Bannon o Walter Hill, no? Quindi cioè nel senso era anche, cioè, anche in confronto, adesso mi sembra che sia, la produzione non è solo monetaria, no, perché... cioè sarebbe, cioè interessante anche quello, no? Quello che viene fuori da una sinergia di quel tipo, un tipo di produzione così sarebbe interessante. Se fosse una produzione monetaria sarebbe anche quello molto interessante, però ecco, la monetaria mai vista, quest'altra io mai vista, quindi non lo so, probabilmente me devo dall'ippica, perché no? Non lo so se sto rispondendo, raga. Va benissimo, va benissimo, stai andando alla grande, tranquillo. Grazie. Faccio un altro paio di domande, poi sei libero di andare, ti sciogliamo anche le catene. Grazie. Allora, in queste due ore, tre ore che sei stato al FIBLI, perché sei arrivato praticamente adesso, qual è stata la tua prima impressione? Cosa, come ti sembra, diciamo, opinioni a caldo? C'è un sacco di luce qua. Boh, mi sembra una bella atmosfera comunque, no? Cioè poi io c'è un sacco di gente che conosco, anche, cioè, i Ligaoni, te, sono contento di averlo rivisto, c'è Michele Innocenti, vedi, c'è Frusciante, c'è un sacco di gente che conosco, quindi l'atmosfera, devo dirlo in una parola forse? Trova. Vai. C'è un'atmosfera, non lo so, è una bella atmosfera, è carino, è figo, sono molto contento di essere qui, votatemi. Ah, ok. È la numero 14, votatela. Prima di tutto progetti futuri. E poi, se dovessi incontrare un regista giovane alle prime armi che vuole cominciare appunto adesso, diciamo, quello che hai già intrapreso tu, cosa gli consiglieresti? Prima una, poi l'altra, fai l'ultima. Non necessariamente in quest'ordine. Qual era la prima? La prima è progetti futuri. Ah, progetti futuri, vabbè, no, probabilmente mi rimetto a disegnare, cioè ho ricominciato a disegnare una storia lunga, che adesso si chiamano graphic novel, no? Cioè sto facendo quella, insomma. Graphic novel, sembra che so cosa sto dicendo, in realtà no. Un fumettone lungo, così grosso lo faccio, perché in realtà poi non trovando produzione niente, probabilmente non è... Non so se farò altri film, ecco, diciamo, altre cose... se non c'ho una produzione dietro, perché comunque diciamo che l'ultima è stata abbastanza devastante, quindi un po' d'amarezza alla fine. Sì, beh, però è così, cioè diciamo che c'avevo un progetto, ce n'ho più di uno, però probabilmente li metto disegnati. C'è anche Raffaele Picchio arrivato poi l'altra domanda era: cosa consiglieresti di fare a un regista esordiente, comunque magari un ragazzo che vuole cominciare a fare regia? Sei bravissimo. No, dico tu, cioè a fare domande, scusa. Mi ha mai colpito. Sono più o meno le stesse che mi rigiro per, sì, tutta la serata. Però io apprezzo. Cosa gli consiglierei? No. Ma guarda, boh, esci con gli amici, cioè vai, cioè... Prendi le ragazze, corteggia le ragazze, vinci la timidezza, usa magari la cosa del regista per fargli i provini e poi te le scopi. Non si può di scopa, mi sa, ecco, ha fatto la cosa giusta lui. Scopa lo tagli, no? Tanto. E poi le porti a letto, le seduci, le ami, ama una donna o più d'una, a pagamento o non, fai qualsiasi cosa, ma lascia perdere sta roba. Compra dei DVD, dei film belli, lascia perdere sta roba, lascia perdere. Tanto non... Poi te riduci come me.
Noi due ormai siamo maledetti, tu puoi ancora salvarti. Fallo. Si torna sempre al fallo, vedi. E beh, è un'intervista ciclica, si è iniziato così e si è finito così, diciamo. E abbiamo perfettamente, abbiamo una conclusione perfetta. Abbiamo un uccello proprio, è tutto. Questo è inginocchiato. Prono è... Poi lo sanno perché non è ginepraio, prono se ne accorgono che ho detto una cazzata. E vabbè, oh, innocente. Pazienza, comunque dopo questa primizia possiamo salutarci in maniera piacevolissima, bellissima intervista. E buona serata, buon Fipilì. Scusate. Ciao a tutti.